piacere fare oggi è ad usare la cosa che pure avete già cominciato a vedere la volta scorsa, cioè di usare alcuni di questi programmi, in particolare dei programmi che calcolano la radiazione ad onda lunga e la radiazione ad onda corta, che hanno dentro tutte quelle parametrizzazioni e che hanno dentro altri strumenti per poterli usare in maniera opportuna. Vabbè, questa c'entra più con la programmazione. Gli obiettivi che mi pongo adesso sono quelli appunto di ricordarvi quello che Michele dovrebbe avervi già in qualche modo illustrato, ma che comunque io vi riillustro qui. Allora, noi vogliamo usare questi insieme di strumenti. Questa non c'è perché l'ho caricata stamattina, quindi c'è caricata ma non è stampata. Noi col mio gruppo di ricerca abbiamo costruito un insieme di strumenti che si chiama GeoFrame, nei quali ci sono anche degli strumenti per calcolare la radiazione. Come si fa ad usare GeoFrame? Beh, un po' Michele vi ha già parlato di questo, ma la prima cosa è andate su GitHub. Quando voi scaricate questo slide, i link sono attivi, e quindi andate, e in particolare su GitHub c'è una cosa che si chiama GeoFrame OMS Projects. E su questo GeoFrame OMS Project si sceglie, per esempio, sarebbe questo, la cosa che voi vedete. Okay. E poi lì scegliamo il progetto di interesse, ma questo lo facciamo dopo vi scaricate la cosa e poi venite con noi. In particolare, per esempio, questo che si chiama SWRB sta per Shortwave Radiation Budget. E questo fa il calcolo della radiazione ad onda corta in un punto qualsiasi, oppure su un raster, anche questo sapete che cos'è, cioè su una matrice di punti del terreno di cui sono date le coordinate. Quando voi arrivate su GitHub, quello che trovate è una pagina di questo tipo. In particolare, qui sono già entrato nel progetto che si chiama SWRB, e voi vedete che lì c'è un tastino verde con scritto Clone or Download. Se cliccate su questo tastino verde, quello che vedete è che c'è scritto Open in desktop download zip, oppure c'è un indirizzo web che è l'indirizzo di dove sta sta cosa. Diciamo che chi di voi conosce cos'è Git? Nessuno, lo supponevo, ma e quindi difatti non è questa la vostra opzione, però comunque se voi sapeste che cos'è Git, avreste già tutte le informazioni in questo momento per fare il download. Invece voi fate quando ho scritto questa roba qua ero un po' addormentato, infatti la frase non ha molto senso, ma diciamo ci sono queste due opzioni, ma se voi non sapete cosa è Git ne avete solo una di opzione. Se avete comunque due opzioni, una è quella di adesso dire in questo momento mi fermo, imparo che cosa è Git e lo uso per caricare, scaricare queste cose e via, e questo sarebbe un detour per noi troppo lungo. L'altra strada che invece scegliamo noi è quella di scaricare il progetto come un file zip. Lo scarichiamo sul nostro computer
lo apriamo, quindi unzippiamo, unzip, e dopo, una volta unzippato o dezippato il file, lo mettete in una directory di lavoro dove volete voi. Nel momento in cui l'avete messo nella directory di lavoro dove volete voi ed entrate nella directory che avete scaricato, vedete una distribuzione di questo tipo, di cui Michele vi ha già parlato, immagino. Qui è una, non è necessariamente fatta così, ma diciamo che questa è quella standard. In questo è diciamo un progetto standard fatto in Object Modeling System, che è quello che usiamo in GeoFrame, e abbiamo in particolare in data ci sono tutti i dati che servono per far girare le simulazioni. In questo caso voi trovate anche dei dati di default, in realtà c'è anche del garbage dentro in questo momento, ci sono dei file che non servono a niente, dei file che scaricheranno. Docs, c'è la documentazione del sistema. In lib ci sono delle librerie che sono usate dal sistema e che contengono per esempio il programma che voi fate girare, ma non solo, anche un sacco di altri programmi accessori che sono necessari al programma. Nell'out MV Project, in questo momento non lo so, mi è nuovo questo. In output vengono posti i risultati delle vostre elaborazioni nel momento in cui le avrete eseguite. In simulation ci sono dei file .sim, dei file .sim di cui forse Michele vi ha già parlato, che contengono la strutturazione della simulazione. Dopo ne andiamo a vedere uno o più di uno. E infine in source ci potrebbero essere dei file sorgente in Java, in questo caso, che voi eseguite, perché la parte di programmi che eseguite potrebbe stare qua già precompilata, chiamiamoli così, in lib, oppure potrebbe essere stare qua come sorgente ed essere compilata in quel momento. E quando scaricate gli esempi dal sito che vi ho detto prima, c'è già tutto quello che serve per girare un esempio. Dopo io e noi vi chiederemo di cambiare delle cose da questi esempi, usarli su altre aree, usare dei dati di partenza diversi, di fare dei ragionamenti, e poi vedremo pian piano quali sono questi ragionamenti e queste cose che dovrete fare o dovrete imparare a fare. Per girare, per fare correre, per eseguire questi programmi avete tre opzioni. Una è quella di usare la console di OMS, che già dovreste sapere che cos'è, dovreste già aver scaricato nel vostro computer. Un'altra è quella di partire da linea di comando e usare Docker. Nessuno di voi sa che cos'è Docker? Beh, lì c'è il link se volete andare a capire, ma Docker è un emulatore di terminale, un emulatore Linux, in particolare di Ubuntu, molto molto leggero, volendo tradurlo in modo semplice, un contenitore dove alcune di queste cose che noi andiamo ad eseguire sono già compilate. Per esempio nel mio computer c'è Docker. Il vantaggio qual è? Il vantaggio di Docker, che adesso tantissimi stanno usando Docker sotto, è che per esempio io ho un Macintosh, lui ha un computer che usa in Windows,
Ce n'è uno nella classe che usa Linux, che uno solo, di solito molti di più, e uno che usa, e per compilare i programmi, perché Java sia noto per scrivi una volta e esegui ovunque, in realtà non è mai esattamente così, ci sono sempre delle variabili di ambiente che vanno settate, oppure gli stessi file di Java sono in posti diversi. E allora il povero sviluppatore che deve sviluppare su più piattaforme, cosa deve fare? Per ogni piattaforma, e magari per Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 6 e per vari Mac OS in versione, man mano che evolvono le versioni, dovrebbe fare il fine tuning del suo programma in modo tale che si installi su tutte le macchine indipendentemente da dalla configurazione che hanno, e questo diventa, soprattutto per i piccoli business, chiamiamoli così, nel nostro della ricerca è un piccolo business, perché tra l'altro questo non sarebbe neanche forse il nostro focus principale, e quindi dovremmo fare tutti questi adattamenti, poi seguire, fare troubleshooting quando ci sono problemi su tutte le piattaforme, seguire tutte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo richiede una, diciamo, un'organizzazione molto complessa. Invece se si fa girare su Docker, da Docker non so, si può gestire la compilazione e tutto quanto, le variabili di ambiente in un modo unico per tutti. Questa è la sintesi. C'è un ulteriore anche modo di girare, cioè di girare i comandi della console OMS e mandarli attraverso, eseguirli dalla command line, eseguendo Java, che richiamando Java dalla command line, ma questo oggi noi non lo vediamo. Se voi avete la console, per esempio, l'avete lanciata, poi vediamo come fare, ma se la lanciate nel modo giusto, o comunque poi vediamo come fare, vi capita di essere dentro nella directory dove c'è il vostro progetto. Il vostro progetto viene riconosciuto in base ad alcuni file che contengono informazioni sul progetto, in particolare vi appare qui uno dei sim file, qui vedete si chiama swrb.sim ed è il file che gestisce una simulazione tipo ad onda corta. E questa è la prova che non è stata così indolore del fatto che sul mio computer questa cosa gira. Se invece volete usare Docker, e l'ho messo anche questa, dovete assegnare quel comando che vedete scritto lì, copiare in pratica quel comando che sta scritto in alto, e in questo caso al posto di name, qui dovete mettere il nome della componente che volete usare, in particolare swrb è il caso, è il nostro primo caso. Quello che succede per esempio nel mio computer è questo, e quindi tutto viene eseguito, vengono posti gli output nel file .out. Il vantaggio di usare Docker è anche se per esempio voi nella cartella lib non aveste gli eseguibili fatti nel modo giusto, quello che fa Docker, invocato con questo comando, va a vedere dove si trova OMS Lab, e in particolare questo tipo di simulazione, scarica dalla rete gli eseguibili che sono stati compilati e messi a posto da uno che sa come fare, e la cosa si esegue. Il problema è che si eseguivano sul computer di tutti, ma fino a stamattina alle 5 non si eseguivano sul mio computer. Ma non ero sveglio stamattina alle 5, ma il mio dottorando, che è in Colorado, per lui erano 8 ore di differenza. Ah, ci ha lavorato
per mettere a posto questo banco che si era livellato. Poi, un problema che potreste avere, e lo vedremo dopo, è Java 9. Perché per esempio io ho installato Java 9 e con Java 9 ci sono dei problemi che non sappiamo. E quindi bisogna installare la JDK di Java 8. Forse dipende dal mio computer e quindi vediamo che cosa succede nella prossima ora. Ma con 10 ci sono problemi. Com'è? Con Java 10. Java 10 è già uscito? Sì. Ehi, boh, vediamo. Io non l'ho ancora scaricato. Siamo sicuri che funziona con Java 8. Eventualmente facciamo lo scaricamento di nuovo. Però è interessante provare. Non è ancora finita la cosa, nel senso, voi allora la prima cosa che fate, voi fate, poi portate tutto all'interno della console, più o meno sapete come fare, poi ve lo vediamo nel dettaglio operando. Eseguite nella console, eseguire il comando è una cosa semplice, perché basta pigiare sul triangolino lì e tutto si esegue da solo. Questa è una, quella che avete scaricato è una simulazione standard che abbiamo già girato centinaia di volte e quindi in teoria dovrebbe andare tutto bene e dare il risultato che si deve dare. Però dopo voi volete sapere dove e come i dettagli di cosa c'è dentro anche nel vostro sim file, e i dettagli si trovano sul blog di GeoFrame, in particolare in corrispondenza della componente che voi state usando, e lì c'è scritto un po' di più, c'è scritto cosa sono gli input, cosa sono gli output, si rimanda alla letteratura dell'argomento, eccetera, eccetera, eccetera.